Lo scorso anno pagato 80 euro, quest'anno la bolletta è arrivata a 203 euro. Un incarico del 150%, credo che prima di essere inviato debba essere giustificato e dimostrato all'utente, facendoci capire dove e cosa andiamo a pagare e non di certo con i numeri argomentati e del tutto opinabili riportate dal sindaco, che di certo non ha fatto chiarezza, ma ha fatto capire la poca attenzione verso il cittadino. È solo uno dei messaggi che i nostri telespettatori di Due Ville ci hanno inviato a seguito del nostro servizio, in cui avevamo chiesto al sindaco di spiegare le motivazioni dell'impennata delle tariffe per l'asporto rifiuti 2022, un malumore che nel frattempo è cresciuto. Sono oltre un centinaio i cittadini che si sono radunati autonomamente per cercare insieme di fare chiarezza e valutare alternative possibili. Non è possibile passare da 126 euro dell'ultima bolletta a questa del 2022 di ben 662 euro, una somma folle fuori di ogni sproposito. No, non sono errori, a meno che non ci sia qualche caso. Primo, una diversa modalità di calcolo della tariffa da parte dell'autorità di ARERA. Poi, nel 2021, il Comune di Due Ville ha iniziato a inserire in tariffa anche l'ammortamento dell'ecocentro di nuova costruzione. Poi si sta pagando il saldo dell'anno 2021 con tariffe che sono aumentate nell'anno precedente. È inaccettabile, chiediamo a nome di tutti quanti i cittadini di prendere in esame delle altre alternative di raccolta differenziata, magari ritornato alle isole ecologiche. Sono e siamo in disappunto con la dichiarazione del sindaco, pertanto noi del Comitato nei vari punti chiediamo di poter pagare l'effettivo consumo, chiediamo una fatturazione bimestrale senza conti e saldi, chiediamo di dare la possibilità al cittadino la scelta di usufruire o meno del porta a porta o di portare in maniera autonoma i rifiuti in ecocentro. Il gruppo di residenti contro i rincari delle bollette nel frattempo si sta mobilitando per ottenere un confronto con l'amministrazione comunale su una serie di controproposte. Per questo probabilmente si arriverà a promuovere anche una petizione. Per Rete Veneta, che dà voce ai cittadini che chiedono trasparenza, la questione non finisce qui, ma continua.